Strano posto dove seppellire un tesoro. Non direi. Se ci pensi, quando Avery sbarcò qui, era già stata abbandonata. Immagino di sì. Se hai una grossa taglia sulla testa, questa è un buon nascondiglio. Beh, che è successo tra te e lui? Non lo sopportavo più, e penso che la cosa fosse reciproca. Stavo ancora elaborando la tua morte, mentre lui era frustrato, non trovava il tesoro. Quando me ne sono andato, penso fosse sul punto di uccidermi. Sam, ascolta. È spietato. Più di quando ancora lavoravamo con lui. Ho sentito brutte storie. Sì, anch'io. Motivo in più per non avere lusso di coscienza. Dove siamo finiti? I monaci avevano diversi alloggi. Il principale era accanto al cimitero, ovviamente. Posizione invidiabile. Attrezzature della shoreline. Almeno non ci sono soldati. Scommettiamo che... Sì, dinamite. Fa attenzione con quella roba, ok? Trovato nulla? No, niente. Ispezionate la zona. Ecco. Lì non c'è niente, eh? Il tuo posto. Li abbiamo trovati. Cosa dire, fratellino? Bene. Forza, andiamo. Ok, meglio del bungee jumping. Hai mai provato il bungee jumping? No, ma questo è sicuramente meglio. Dunque, è così che hai trascorso questi anni? Saltellando fra le rovine? Sì, e collezionando proiettili. Esplosioni, pugni, calci. Va bene, ho capito. Atterraggio perfetto. Ok, proviamoci. È una cripta. Una cripta nascosta dietro una porta segreta. Immagino che la porta sia stata aggiunta dopo. Per nascondere il bottino. È stato scritto da uno dei monaci. Oh, gesta sulla destra. Il ladro cattivo. Ah.
Avery aveva un debole per Sandisma, eh? Avery si considerava un ladro gentiluomo. Saccheggiava e ammazzava solo i pagani non britannici. All'epoca era una condotta da gentiluomini. Che gentiluomo? No, grande, ce l'hai fatta! Sembra proprio una costellazione. Già, Libra, la bilancia della giustizia. Una scelta curiosa per una banda di pirati. Pattuglia in arrivo. Li sento. E questo cos'è? Grazie. Ok. Ok, bene. L'abbiamo fatta.